It's time of Timorf, ragazzi, sono Trick e bentornati al canale. Quest'oggi siamo qui tornati con un video dove non andremo a parlare di Call of Duty Black Ops Cold War, ma del killer di Call of Duty. So già che questo video non farà tante visual perché molti di voi si aspetteranno appunto Black Ops, però ci tenevo a fare questo video per portare in linea tutti i nuovi iscritti che appunto mi stanno seguendo da poco con quelli che mi seguono da un po' di più, proprio perché il gioco di cui vi andrò a parlare è seguito di un gioco che è stato parte integrante negli ultimi anni del mio canale, quindi diciamo che questo video era doveroso. Oggi mi dovrete beccare senza occhiali, mi dispiace per questa brutta visione, però vi avrei appunto flashato con il riflesso del monitor, quindi a meno che io non vada a registrare in un'altra stanza, il monitor ce l'ho per forza davanti. Iniziamo subito, cercherò di tenere questo video più stretto e compatto possibile, proprio per renderlo meno pesante, però veramente vi chiedo di guardarlo tutto perché almeno per me significa molto questo gioco. Anni fa, quando uscì COD 4, ci fu una mod, una modifica che andava a unire il gameplay di Call of Duty, quindi il gunplay, come le armi si sentivano eccetera, assieme al movement migliorato di Quake. Tutti i vecchi COD erano basati sul Quake Engine, modificato ovviamente, e ProMod migliorava ulteriormente questo Quake Engine, queste tecniche di movimento, per formare appunto questa formula vincente. COD 4 ProMod era una colonna portante del competitive all'epoca, e pure 13 anni dopo, quindi pure oggi, abbiamo delle cup, dei tornei eccetera che vanno avanti nel gioco. Potete capire che è tanta roba. Ovviamente questa mod era solo su PC e portava avanti il competitive su PC assieme a CS. Qualche anno fa vi portai un video su il nemico di Call of Duty, che era appunto Battalion, un sequel spirituale di COD 4 ProMod, perché andava appunto a unire uno shooting system skill based assieme al movement di COD 4 ProMod. Cercava di emularlo il più possibile. Ovviamente tutto questo era portato in salsa molto più moderna, quindi con skin, con battle pass, aggiornamenti eccetera. Solo che purtroppo, visto che la Bulkhead, che era la società che lo sviluppava, diciamo che fallì nell'intento di svilupparlo per il semplice motivo che non aveva abbastanza soldi e non aveva abbastanza, diciamo, risorse per portare avanti lo sviluppo di questo gioco. Quindi il gioco io ve lo portai dalle prime informazioni, dal primo Kickstarter fino alla sua morte avvenuta praticamente a inizio 2019, dai, diciamo, che ne so, metà 2019. Quindi purtroppo morì. Nel mentre io vi portai video guide, montage, frag movie eccetera, ebbe l'opportunità di giocare con un sacco di persone, un sacco di leggende, pure di fare il frag movie della community di Battalion, quello finale, dove c'erano all'interno delle leggende di COD, di COD 4 ProMod, COD 2 eccetera. Infatti ve lo lascerò in descrizione, andatelo a guardare perché ci tengo veramente tanto a quel video. Successivamente ho avuto anche l'opportunità di creare la community italiana con l'aiuto di McCoy e altri, che saluto tra l'altro. E niente, adesso tutti noi aspettiamo appunto ProMod, che è il sequel di cui vi ho iniziato a parlare poco tempo fa. ProMod, da non confondersi con la vecchia modifica di COD 4. Questo è proprio un gioco a sé stante creato dagli stessi sviluppatori di Battalion. Quindi, aggiornandovi velocemente su questo gioco, sarà appunto il sequel effettivamente spirituale di COD 4, avrà le stesse meccaniche a livello di movimento, wallbang e come le armi effettivamente, diciamo, si sentono, perché appunto sono riusciti a lavorare con questa persona che ha reso possibile il movimento di Quake, quindi anche del vecchio ProMod, all'interno della Unreal Engine, che sarà il motore grafico su cui girerà ProMod. Il gioco ovviamente verrà portato in modo molto più moderno, quindi con Battle Pass, sicuramente skin eccetera. Il primo playtest dovrebbe iniziare all'inizio, diciamo nei primi mesi del 2021, non si sa ancora bene quando eccetera. Per chi invece gioca su console e dice sì, ma vorrei provarlo anch'io, potrà provare Battalion 1944, che uscirà più avanti tra poco su console. Visto che su PC è morto, adesso uscirà però su console da contratto, quindi potrete provarlo. Non si sanno ancora bene i dettagli sul costo eccetera, però fidatevi che se voi volete, cercate un Call of Duty vecchio stile, assolutamente Battalion è ciò che fa per voi. Quindi quando uscirà dategli un'occhiata. Mentre, tornando a parlare di ProMod, il gioco adesso è passato da uno sviluppo semplice nel pomeriggio a uno sviluppo completo all'interno della Bulkhead, quindi a quanto pare è un progetto primario per loro, e questo mi fa ben sperare, perché comunque loro hanno detto che adesso hanno i soldi e hanno la possibilità di portare avanti un gioco e di rendere effettivamente questo gioco realtà. Quindi ci potremmo aspettare, almeno si spera, grandi cose. Quindi effettivamente ProMod ucciderà Call of Duty? A mio parere sì, su PC almeno. Moltissime persone che giocavano a COD da tanto tempo su PC aspettano e conoscono un ProMod, quindi lo aspettano e a mio parere ci giocheranno anche. Però, ovviamente con il crossplay, su PC proprio effettivamente Call of Duty non diventerà deserto, giustamente.
Perché c'è gente che magari preferisce il nuovo movimento e come sono diventati adesso i nuovi Call of Duty. Però diciamo che la parte della community, a mio parere, quella un po' più legata ai vecchi COD, sicuramente passerà su ProMod. Personalmente lo ucciderà. Quando uscirà ProMod, molto probabilmente non giocherò più a Call of Duty quanto adesso, ma mi dedicherò molto di più a quel gioco lì, perché appunto ci tengo molto di più, è il sequel di uno dei miei giochi preferiti. E niente, ragazzi, io vi continuerò a portare aggiornamenti. Se vi interessano, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella per non perderveli. Cercherò di portarvi informazioni quando ne usciranno, perché diciamo vogliono avere un po' più di comunicazione con la community, sto parlando dei dev. E nient'altro, ragazzi, fino al prossimo video. Io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete con i vostri amici. Spero che veramente abbiate visto tutto il video, perché è veramente importante per me appunto parlare di questo gioco. E nient'altro, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella rete.